ancora di più piccoli. Questo è un modello più antico ancora. Perché diventarono nani? Perché purtroppo, non avendo un'alimentazione abbondante e tipica per la razza, questi diminuivano sempre più di dimensione. Ora, queste teste si trovavano e si trovano ancora scavando nella piana di Catania fino a Siracusa. I nostri nonni, che furono grandi contaballe già all'epoca del bronzo, anzi all'epoca del neolitico, quando passavano i marinai e si fermavano per una questione di tempo, perché viaggiavano proprio quando il tempo era buono, loro lo ospitavano. Per la visione un cinero, non c'era niente, venivano a dicchiare tutti, un bicchiere di vino. Nel frattempo i fessari che appuntavano, ma fessari intelligenti, c'avevano questa testa, mi ricacciavo il cavolo. Era un nostro nanno che aveva solo un occhio. Era un pezzo di cristianazzo, 8 mesi, allora di ciclone. Dice, ma che carattere aveva? Un cazzo, se è presente cos'è? Ma la tuna lanciante così. E così andavano avanti, a forza le fesserie. Ora, tutte le fesserie contate ai nostri nonni hanno fatto un best-seller. Si chiama Odissea. Perché questa arrivavano a casa, contavano tutti i fesserie, però documentate, e finalmente uno ci scrisse un libro e ci fece la sua fortuna. Avete capito? Quindi continuiamo. Questa è la storia dell'Odissea. Lei ha presente, poi c'è anche un'osservazione diretta. Si salva Ulisse, si salva a mare. Arriva, sbarca e si trova nudo come un verme. Si nasconde dietro un cespuglio perché vede delle donne. Le donne erano delle ragazze e finalmente arriva, stavano pulendo un corredo e lo mettevano a stendere sui cespugli. Nel frattempo arriva la padrona del corredo, che essendo di buona famiglia, parlava catanese e aveva la 500, perché arrivò con una biga tirata da una mula, a 500. E intanto, come fa Omero a riprodurre l'accento catanese? Ma ci pensate, nell'Odissea c'è l'accento catanese, perché come si chiama la ragazza? Nausicaa, che era figlia di Acenò, cioè era catanese, era. Avete capito che cosa arriva a fare Omero? Ecco perché. Un applauso al professore, dai. C'erano, anzitutto, lui non c'era, il ciclope non c'era, però c'erano le guardie degli animali, si chiamano oggi guardie, lui dice recinti, c'era un recinto per quelle pregne, un recinto per quelle che oggi diremmo strippe, poi c'era quello per i maschi e quello per i lattonzoli. E che trova? Non trova altro. Però trova che i graticci di legno si piegavano per il peso dei formaggi. E che formaggio era? Caciocavallo. Era pecorino perché aveva le pecore. Ma la cosa ancora più bella, perché non c'è il latte? Perché gli antichi non bevevano latte di animali. Dice Aristotele che ognuno deve bere il latte della propria madre. Nessuno si sarebbe mai permesso di andare a bere latte di vacca o latte di asino, di cammello, di capra, perché ognuno deve bere. Tant'è vero che il nostro metabolismo non accetta il latte di animale. Gli unici che potevano bere il latte di animali erano i Celti, i francesi. Tant'è vero che i greci li chiamarono Galacta, quelli che bevono e mangiano il latte. Questo Galacta diventa il Gala, da morente dei Musei Vaticani, ma diventa anche di Gallo. Gallo non è Gallo Cococò, è Galata, cioè quello che può. Difatti ancora oggi i francesi hanno un sistema
di metabolismo che permette loro di bere vino rosso a Tignitelli, non c'hanno mai niente, perché hanno un metabolismo che è diverso completamente dal resto dell'Europa. Quindi pensate quante cose, ecco perché tutto il latte si trasformava in calcio, perché il calcio veniva, si poteva, era compatibile con il nostro metabolismo. Quindi tutto il latte era tutto trasformato in calcio. E il calcio, questo è il calcio più antico citato dalla storia, perché siamo nell'età del bronzo, anzi la prima età del bronzo, il che significa che nella prima età del bronzo ancora esisteva questo, cioè si Questa è la caramelle, quella al latte, le galatine, le chiamano, sì. Sì, da questo nome che deriva da galatte. Tra l'altro, vedete, ci sono delle cose incredibili nell'Odissea. L'Odissea è un libro di grande cultura, spaventoso. L'importanza dell'ulivo. Senza l'ulivo, scusate, come faceva Omero a scrivere di tonne? Come vivono, dove vanno, cosa mangiano? Oh, uno l'ha visto tu, una televisione. Ma lui era cieco. Ma vabbè, cieco con la vista, anche gli altri con la vista, scriveva, parlavano di tonni. C'è Aristotele, scrive un trattato sui tonni. Come cacca facevano a raccontare tutta la vita dei tonni se non li avevano mai visti sott'acqua? Mi ha spiegato tutto Enzo Maiorca. Vi ricordate Maiorca? Un giorno mi mandarono, il giornale mi mandò a intervistare Maiorca che scendeva, non so, a 100 metri. Volevo intervistarlo, c'erano 300 giornalisti attorno, disse, ah, fanculo, ti intervisto Romano. Difatti l'indomani sono andato a trovarlo, oh, ci possiamo sedere, benissimo. Ma da quanto tempo lei scende sott'acqua? Ma dice di quando era piccirillo. Piccirillo, scusa, ai tempi di quando lei era piccirillo c'era la maschera. Ma io che scendevo con la maschera. E come scendevo? Come facevano gli antichi siracusani? Cioè, con l'olio d'oliva. Pigliavo le gocce d'olio d'oliva, me li mettevo negli occhi, chiudevo gli occhi, scendevo sotto acqua e li aprivo. Vedevo perfettamente. L'acqua di mare non toccava l'occhio e quindi io potevo stare sotto acqua a vedere. Ecco come facevano gli antichi a sapere tutto sul tonno. No, no, ma non so, guardare, vedere. Per respirare, trattenere l'apnea. Ora, la cosa, ecco perché le cose sono incredibili. Con l'olio d'oliva riuscimmo a passare dall'età della pietra a quella del bronzo. Scusate, come fecero? Un bel giorno uno decise, passiamo, domani facciamo l'età del bronzo. Ma che piano piano? Non fu manco piano piano. Fu che un bel giorno qualcuno disse, bestemmiando come un turco gli dei di allora, porca miseria, ho trovato questa pietra verde, la metto sul fuoco, riesce a uscire qualche goccia e poi si ferma. Era una pirite da cui si estrae il rame. È una pietra verde messa sul fuoco a 1050 gradi, scola il bronzo. Però chi sono meschini ci andavano qua, la legna duma per pochi minuti. Finalmente qualcuno diede fuoco all'olio. L'olio raggiunge i 1050 gradi e dura fino a quando ci mette occhio. E finalmente uscì fuori il bronzo. Uscì fuori il rame. Il rame, assieme allo stagno che già conoscevano, che era malleabile, fece il bronzo. E così nacque l'età del bronzo. Cioè per un caso, perché ci fu un intelligente, ma non è che c'è. Ecco, ci sono delle cose che sono talmente incredibili da lasciare sconvolto, stupefatto. Anche le lampade a olio. Certo, le lampade a olio nascono così. Andiamo? Un attimo.